a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andrò a preparare una golosa e soffice torta al cocco e ricotta senza glutine. Una ricetta davvero molto semplice, perfetta per la colazione e merenda. Gli ingredienti per preparare la torta sono: qui ho già miscelato 100 g di farina di riso finissima della Nutri-Free con 50 g di fecola di patate. Qui ho 250 g di ricotta, 3 uova, 80 g di farina di cocco, mi raccomando consentita, 200 g di zucchero semolato, 80 g di gocce di cioccolato che io conservo nel frigorifero, 100 ml di olio di semi di girasole e una bustina di lievito per dolci. Andiamo subito a preparare la nostra torta. Allora, in una terrina vado a lavorare la ricotta con lo zucchero. Aggiungo le uova. E un po' per volta aggiungo anche le farine. A questo punto aggiungo anche la farina di cocco. Inizia a mescolare con la palettina. Aggiungo anche il lievito e le gocce di cioccolato. Questo adesso lo metto da parte. Qui ho uno stampo del diametro di 20 cm che ho foderato con della carta da forno e infarinato. Adesso vado a versare l'impasto all'interno. E questo adesso va in forno a 160 gradi per 45 minuti, vale sempre la prova a stecchino. A dopo! Ed eccola qui, la torta ricotta e cocco è pronta. Tolgo lo stampo, la decoro con un po' di zucchero a velo. E adesso tagliamo una fettina per vedere com'è l'interno. Eccola qui. Soffice, piena di gocce di cioccolato, come vedete non sono andate sul fondo. Dovete assolutamente provarla perché è davvero buonissima. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatela mi raccomando perché come avete visto è davvero molto semplice da preparare e il profumo in cottura è inebriante. Noi ci vediamo presto con una nuova video ricetta altrettanto gustosa e facile da preparare. Un bacione a tutti dalla vostra Miri, ciao!